Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio fare con voi una nuova puntata dello Squishy Experiment. Il primo video dello Squishy Experiment vi è piaciuto tanto tanto, quindi ho deciso di rifarlo. Se non l'avete visto vi lascio la scheda qui sopra. E questo sarà un esperimento molto speciale, perché vi farò vedere dei nuovi squishy che mi sono arrivati e appunto faremo l'esperimento, quindi scopriremo insieme i squishy che mi sono arrivati dal sito newchic.com. Vi lascio tutti i link di tutti gli squishy sotto collegati, così se ve ne interessa qualcuno cliccate direttamente il link. E mi è arrivato questo paccone con queste cose che diciamo strabordano. Come vedrete, ogni squishy si trova dentro la sua bustina trasparente. E questo è un pacchetto di patatine squiscioso. Oddio, è molto squiscioso. Chissà come diventerà nel frigo. Sì, perché lo squishy experiment consiste nel mettere 30 minuti gli squishy nel freezer per vedere se il loro slow rising cambia, se per esempio tornano più lentamente. Questo è il pacchetto di patatine, che è bellissimo ed è un portachiavi. Poi c'è questo, che è un ghiacciolo. Che figo! Ho paura che perda dei granetti, delle codette, però poi adesso non ne sta perdendo ed è molto morbido. Che bello! Quindi questo è il secondo. Poi ci sono anche degli squishy giganti come questo. Cioè, è una fragolona. Oh mio Dio, che bella! È enorme ed è super super bello. Questo tipo di squishy mi piace, perché quelli che ritornano troppo lentamente li odio veramente, non c'è piacere a squisciarli. Questa ritorna abbastanza in fretta. Lo metteremo alla prova. Poi ho preso un altro squishy dolcioso, che è questo qui. Questo non mi sembrava molto squiscioso dal... Ecco, infatti, quando lo squisciavo con la carta trasparente non mi sembrava tanto squiscioso. Speriamo un po' che la situazione cambi. E questa da me si chiama treccia con lo zucchero. E poi questo, oh mio Dio, questo è veramente stupendo ed è grande. Sì, torna un po' più lentamente nella fragola. Poi abbiamo uno che è troppo bello, che è questo qui. È il biberon che riprende le macchie della mucca. C'era anche nero, anche blu, però io l'ho preso rosa ovviamente. E qui c'è il cosino per mettere il portachiave. Beh, questo è abbastanza morbido, non tanto, è un po' più duro, però è molto bello anche questo. E l'ultimo, in realtà me lo aspettavo molto più grande ed è un po' piccino, è questo qui, che è un portachiave come vedete, però non è fatto benissimo, mentre degli altri sono abbastanza soddisfatta. Questo è un pochettino così, però è molto carino perché si nasconde e poi riappare il funghetto. Che carino. E poi ho preso anche una cosa che non metterò nel freezer sicuramente, che è questo qui, è la mesh ball. Io l'ho fatta in casa, e se non avete visto il video vi lascio sempre la scheda lì. Ed è molto figo perché questa pallina che cambia colore, perché dentro c'è un liquido rosa e il palloncino ovviamente stringendolo diventa trasparente, e questo è l'effetto, insomma, molto figo. Sì, va bene. Quindi adesso andrò a mettere tutti questi squishy nel freezer per mezz'ora e vediamo un po' come si comporteranno, quindi sono molto curiosa. Ci vediamo fra mezz'ora, a dopo. Yeah! Eccoci qui. Allora, li ho tenuti in freezer per 20 minuti circa, quindi un po' di meno. Allora, iniziamo dal primo. Oddio, è durissimo. Si è congelato. Ritorna un po' più lentamente. Questo sushi è troppo troppo carino. Insomma. Poi, il secondo che vi ho fatto vedere era questo qui con le codette. Adesso lo squiscerò e andranno via tutte le codette. Oddio, guardate. Figo. Ovviamente è un effetto che poi va via appena lo squishy diventerà di nuovo a temperatura ambiente, comunque non sarà più gelato. Che figo! Però torna troppo lentamente per i miei gusti. Poi
Poi andiamo avanti, non mi ricordo quale vi ho fatto vedere dopo, ma credo la fragolona. Allora, oh sì, sì, guardate quanto è lento, ritorna molto lentamente, quindi in questo squishy questo esperimento è riuscito. Sì, è molto più lento e sembra molto più dura, strana. Figo, questo squish è bellissimo veramente, e poi costano davvero poco, veramente. Poi vi faccio vedere questo. Niente, ero convinta che fosse cambiata la situazione, invece niente. Benissimo. Poi la pesca è gelatissima. Oddio, rimangono le impronte, che figo. Allora, rimangono le impronte, però poi torna quasi subito. Vedete? Però la situazione è cambiata, che bello. E poi c'è questo qui. Oddio, questo pure è cambiato. Guardate. No, vabbè, bellissimo. Ritorna ancora più lentamente di prima. E niente, io vi consiglio di provare questo esperimento se avete degli squishy a casa. Potete vedere come cambiano gli squishy a seconda appunto della temperatura. E niente, fatemi sapere se volete che continui questa rubrica. Io vi mando tanti antipasi e al prossimo video. Ciao! E fatemi sapere il vostro squishy preferito, il mio è questo, è bellissimo. Ti-ti!